Il sangue ritorna a macchiare il casertano, è sangue di camorra. Erano 8 anni che non c'erano morti di clan. A cadere sotto i colpi di fucile ad Aversa è stato il 26enne Nicola Picone, che a dispetto dell'età era già un camorrista maturo, è entrato nel clan prima dei 18 anni, era chiamato non a caso Nicola o minorenne. Tutto fa pensare che non sia una banale questione di partite di droga non pagate. Picone era legatissimo agli Schiavone, ai figli di Sandokan, in particolare a Carmine, fratello di Nicola, che da poco si è pentito. Probabilmente una vendetta trasversale. Ora che il loro tesoro è messo in pericolo da un pentito eccellente, i casalesi si risvegliano, perché i soldi di sangue del clan non sono mai stati scoperti. È necessario comprendere qual è il tesoro dei casalesi, dove si trova, da chi è costituito, quali sono le articolazioni economiche e finanziarie che ancora danno soldi, con chi il clan dei casalesi ha investito. Ecco, quando si risponderà a queste domande si potrà dire il clan dei casalesi non esiste più, ma fino a che non si scoprirà quali sono le articolazioni economiche e finanziarie che ancora si muovono per quel clan, non si può dire nemmeno che c'è stata piena vittoria nel contrasto al clan.